una volta un'anguilla vanesia non si accontentava di nuotare nelle proprie acque tra la laguna e Goro, ma voleva conoscere il mondo e soprattutto le proprie origini. Iniziò a risalire il Po, il grande fiume che costeggia l'Emilia-Romagna. Si mise comoda, accovacciata tra tante cipolle. Cominciò il suo viaggio. Per primo incontrò il mais giallo. Con la polenta e la cipolla arrivò al confine mantovano. Impazzì per l'acidità delle mele campanine e ne fece una bella scorta. Scendendo lungo il Secchia conobbe la Saba. L'anguilla, però, essendo assai vanesia, perdeva molto tempo a rivelarsi ed abbronzarsi al sole cosparsa di Saba. Così bruciò la cipolla. Entrata nei canali della vecchia città di Modena, l'anguilla lacata con cipolla bruciata, crema di polenta e concentrazione di mele e campanine, diede origine a uno splendido piatto. Quell'ultimo l'ho messo io. D'anni che lavoro qui al parco io. E prima ci lavorava mio padre che ha lavorato una trentina d'anni. Il padre di mio padre, anche lui, ha fatto una vita qui in queste valli. Si viveva solo di quello, perciò vedevi il nonno che giustava la rete, il papà che andava a lavorare, perciò c'eri proprio nel meccanismo, perciò ti doveva piacere per forza. Anni fa, questa qui era una valle di erba, sotto c'era l'erba viva proprio, con l'acqua limpida c'era l'acqua, proprio l'erba sul fondo che era una meraviglia. Un nostro gioco che facevamo era pescare nei canali, si pescavano le anguille per dire, avevamo 12 anni, 13 anni, 10 anni. Pescavamo con le bilancine, con pescare le anguille. Da Comacchio andiamo all'argine di Sant'Alberto, questa è la zona in linea d'aria. L'anguilla si pesca da metà settembre, primi d'ottobre fino a dicembre, diciamo così. La Saba è un prodotto contadino, veniva dal vino e si faceva col mosto, con la cottura del mosto. Poteva servire come alimento calorico in campagna dove la vita era dura o anche per dare un po' di dolcezza in famiglia.
piacevano queste storie così di fame tragiche. Ad esempio, uno mangiava una mela, ti venivano intorno 10 ragazzini e ti guardavano mentre mangiavi la mela. Poi alla fine ci rimaneva il torsolo, e il torsolo si chiama in dialetto rusgon. Io ho fatto anche un lavoro con Ghirri che me l'ha fotografato e l'ho stampato. Prendevi il rusgon e lo buttavi per aria e dicevi: alla gogna il rusgon. Chi lo prende è suo, insomma, una cosa così. Il rusgon, il torsolo, cadeva per terra in mezzo alla polvere. Allora questi ragazzi, questi bambini facevano a botte per prendere il torsolo, lo tiravano su tutto impolverato, lo pulivano così, con fiato, poi lo mangiavano. C'era come pranzo di solito d'inverno la polenta, che la chiamavano la polenta descunza in dialetto modenese, che è una volgarizzazione dell'italiano. Descunza vuol dire senza condimento, sapevi tu? E mettevano, attaccavano al soffitto una saracca salata, poi tutti con un pezzo di polenta cercavano di prendere la saracca per dare un po' di sapore alla polenta. Se rimaneva attaccato alla polenta, niente, cioè l'odore proprio. Come si fa la coppia di testa? Va a bollire. Dai, spiegatelo però. Va pulito bene perché sai le orecchie. Io dopo lo pulivapo. Penso, la pulivapo per pulire le teste. Penso quando sono meticoloso. Spacco la testa in due e poi dopo la pulivapo, vedrai che viene pulita, viene bianca. Bianca, Lara, bianca, bianca come i tovaglioli. Io credo che non si possa parlare di Emilia senza il maiale, ecco. Perché il maiale non si butta via niente. Allora, adesso chi sta? Sta la lana della Angelita. Il passato bisogna fare tesoro e il futuro deve prendere il meglio di quello che c'era nel passato, possibilmente per portarlo avanti, per migliorare. Dai, nano, lungo. Va bene? Dai, ancora lei, dai. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the... A differenza che si dice che la coppa di testa sembrerebbe un salume grasso, al contrario. Oggi il lume è bordino, con quel freddo che c'è fuori. No, la roba in broda fa bene, cioè... Io ho il lavatore un caso se ce l'hai sembra snowflake storm when the rivers freeze. Voi potete pensare che chi lavorava in campagna allora lavorava con i buoi, lavorava con la falce, con queste cose, aveva bisogno di mangiare dei prodotti molto molto calorici e cotechino, specialmente in inverno con lo zampone, era un prodotto eccezionale. Il gratino era praticamente il parente povero del passatello romagnolo, era molto noto nelle famiglie, anche quelle modenesi, e anche lì più in città che in campagna. Qui nel Minestrone ci ho messo la crosta di formaggio perché intanto non si consuma niente, in campagna siamo abituati così, e poi dà un buon sapore alla minestra. Ma quello che c'è, anche il brodo, quando si fa il brodo una crosta di formaggio è quasi indispensabile per il sapore del brodo, è buonissimo. E poi si mangia. È che questa forma qua, ad esempio, che è una forma molto particolare, che è un pane modenese, che si chiama crocetta, esiste in tre posti dell'Italia settentrionale, della pianura padana. Esiste a Modena, a Mantova e a Ferrara. Passavamo il maiale e poi facevamo di tutto. E poi con la coppa di testa, Lara, si rassiava, poi il brodo, no?
poi si prendeva via tutto sopra e poi dopo si mangiava il brodo, si faceva la pasta con i piselli, con le patate, oppure una zuppa. Quel brodo di coppa di testa. Il brodo di coppa di testa serviva per mangiare. Cosa per sparare? Tu mi chiedi, signor Mazzoli, qual è il tuo amore? E vuoi che te lo risponda? Il mio amore è il futuro. Sounds dumb.